Beyond. Questo il nome della seconda missione di Luca Parmitano, annunciato ieri 27 settembre alla sede SRIN dell'Agenzia Spaziale Europea Frascati. Beyond come oltre. La missione porterà Astro Luca nel luglio del 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale con Expedition 60-61, insieme ad Andrew Morgan della NASA e Alexander Skivortsov di Roscosmos. Parmitano assumerà il ruolo di comandante durante la seconda metà del suo soggiorno a bordo della casa spaziale. Luca porterà non solo la bandiera dell'ESA, ma la bandiera dell'Italia e le attività scientifiche che l'ASI gli ha assegnato in questa missione che comincerà appunto l'anno prossimo. Questo conferma una serie di missioni che i nostri astronauti fanno tipicamente ogni 2 anni, un impegno che rappresenta l'eccellenza dei nostri astronauti, la capacità scientifica, il nostro ruolo sulla stazione spaziale all'interno dell'ESA, ma anche un filo conduttore che da tanti anni ci porta avanti, perché gli astronauti, ricordiamoci sempre, sono la punta di un iceberg dietro il quale c'è un sistema di relazioni, di industrie, di capacità, di competenze, di tecnologie, di volontà di un paese che da 50 anni è ai primi posti al mondo nello spazio. Stiamo già lavorando ad alcuni degli esperimenti a bordo. Proprio in questi giorni vengo da Colonia, dove per la prima volta ho partecipato alla preparazione di alcuni esperimenti di natura neurovestibolare, in particolare 2 esperimenti europei, Grip and Grasp, che si occupano di analizzare quali sono i sensori utilizzati dal cervello per comprendere sia la propria posizione nel corpo, nello spazio, nell'ambiente, e come il cervello integri tutte le informazioni dei sensori. Chi sceglie di fare l'astronauta è ben consapevole che passeremo lunghi periodi lontani dalla nostra famiglia. Ma è parte della nostra scelta, in un certo senso, e forse il prezzo anche da pagare per chi decide di fare dell'esplorazione il proprio mestiere. È la terza volta che un astronauta europeo assume il comando della Stazione Spaziale Internazionale, ma Luca sarà il primo italiano ad avere questo privilegio. L'annuncio è arrivato proprio nel giorno in cui Parmitano compie 42 anni, durante l'incontro a cui hanno preso parte anche gli astronauti ESA Thomas Pesquet e Frank De Wijn. Tra gli ospiti, anche il direttore generale dell'ESA, Johann Dietrich Werner, e il direttore dell'esplorazione umana dell'Agenzia Spaziale Europea, David Parker. This mission is really important because it's a step towards our vision of taking Europe into deep space. He's going to do very important science experiments even on himself. Medical science, and he's also going to do technology demonstration of how we control our robots when they're exploring a moon or even Mars in the future. La giornata si è conclusa alla sede dell'Agenzia Spaziale Italiana, dove è stato presentato in anteprima assoluta il documentario EVA 23, dedicato alla camminata spaziale da brivido sperimentata da Parmitano durante la sua prima missione volare. In March of 2017 we met Chris Hansen, who is the head of the EVA office at Johnson Space Center. And he told the story of an Italian astronaut on a spacewalk who almost drowned. His helmet filled up with water. This was Luca Parmitano. We were so engaged by the story that we knew we had to make a documentary about it, and so we did. And the name of the documentary is EVA 23. If you see the movie, it's very dramatic. It's very frightening. You will feel like you are outside the space station with Luca and Chris when all of this happens. So Luca's out on the end of a truss. He can't hear, he can't see, he can't breathe, and he's about to die. And yet they still found a way to get him back into the space station. And when you see the movie, you're going to feel the same way. Ma l'avventura di EVA 23 è ormai per Luca solo un ricordo. L'astronauta è oggi concentrato sul training che lo terrà impegnato per i prossimi mesi, compreso l'addestramento per nuove attività extraveicolari, in attesa del suo secondo viaggio tra le stelle.